Jenny e Ben stanno per sposarsi. Vogliono prenotare un hotel dove celebrare la cerimonia e fare la festa. Così vanno da una wedding planner per avere dei suggerimenti. La wedding planner dice che solo 3 hotel sono disponibili per il giorno che hanno scelto e mostra delle foto. Quale dovranno scegliere? Guarda bene le finestre al terzo piano del primo hotel. Nell'ultima finestra a destra si vede la sagoma paurosa di un mostro che appare e scompare. 5 stelle o no? Nessuno vorrebbe sposarsi in un posto abitato dai fantasmi, a meno che non si tratti di uno della famiglia Addams. Il terzo hotel invece ha solo 2 stelle. Probabilmente non è adatto a ospitare un matrimonio, per cui la scelta ricade sul secondo hotel. Bella scelta, dice la wedding planner. E siete fortunati perché hanno un'offerta super vantaggiosa. Se riuscite a rispondere correttamente all'indovinello, non dovrete pagare per affittare la sala da ballo. Eccolo! Quelli che ce l'hanno non lo dicono. Quelli che lo prendono non lo riconoscono. Quelli che lo riconoscono non lo vogliono. Che cos'è? Sai la risposta? È il denaro falso. Il giorno dopo, Ben e Jenny vanno all'hotel per scegliere la migliore sala da ballo per la festa. Il manager dell'hotel gli mostra 3 sale diverse in cui si potrebbe fare tutto, dalla cerimonia alla cena alla festa dopo cena. Quale dovranno scegliere? Nell'angolo della prima sala c'è la tana di un topo. Riesci a vederla? La coppia non vuole di certo che alla festa arrivino degli ospiti inattesi. Per quanto riguarda la seconda sala, sembra che il lampadario possa cadere da un momento all'altro. Non è la scelta più sicura. La terza sala è quella da scegliere. È ora che Ben e Jenny scelgano il menù per la cena. Visto che non pagano per la sala, hanno deciso di non risparmiare sul cibo e vogliono offrire agli ospiti una cena indimenticabile. Ecco perché si sono rivolti a 3 chef stellati. Ognuno ha preparato un piatto diverso per farlo assaggiare agli ospiti. Quale chef e quindi quale menù dovranno scegliere? Anche se il piatto del secondo chef sembra perfetto, vedi la coda di un topo sotto il cappello dello chef? C'è di sicuro una situazione simile a quella di Ratatouille in atto. Quindi è un no. Quelli nel terzo piatto sembrano spaghetti, vero? Guarda meglio. Sono in realtà dei serpentelli. Lasciamo perdere i gusti esotici. Meglio andare per un classico hamburger proposto dal primo chef. Prima di scambiarsi i voti, Jenny deve dire sì al suo vestito. Si reca quindi in una sartoria per vedere la loro collezione di abiti da sposa. Spiega al sarto lo stile dell'abito che vorrebbe per la cerimonia. Il sarto risponde che ha l'abito adatto a lei e che glielo darà se risponde correttamente all'indovinello. Se un abito ci mette 1 ora ad asciugare, quante ore ci metteranno 6 abiti? Ci metteranno lo stesso 1 ora perché si asciugheranno contemporaneamente. A Ben manca ancora un oggetto della sua lista delle cose da comprare per il matrimonio, che è quello che lega 2 persone ma ne tocca solo una. Riesce a capire di che si tratta? È la fede nuziale, ovviamente. Ben si reca in una gioielleria per comprare qualcosa di blu per la sposa. Il proprietario gli mostra 3 anelli diversi con una pietra blu. Quale dovrà comprare? Il secondo anello ha un'incisione nella parte interna, per cui deve essere di qualcun altro. La pietra sul terzo anello ha una piccola crepa.
Ciò significa che è fatta di vetro o di plastica. Quindi l'anello da comprare è il primo, con lo zaffiro. Poi Ben e Jenny devono spedire gli inviti. Una tipografia gli mostra tre versioni differenti dello stesso invito. Quale dovranno scegliere? Ti ricordi il nome dell'hotel che hanno prenotato? È Sunrise Lodge, ma sul primo invito c'è scritto Sunset Lodge. Quindi questo invito è sbagliato. Sul terzo invito i nomi stampati sono Benny e Jen. Non corrispondono a quelli dei nostri sposi. Dovranno scegliere il secondo invito. Prima del matrimonio, tre amici vanno a trovarli. Uno di loro porta un quadro come dono di nozze, che tutti e tre dicono di aver dipinto. Due stanno mentendo. Riesci a indovinare quale dei tre è il vero artista? Dai un'occhiata alla firma sul quadro. C'è scritto Dennis. Ora guarda la collana del terzo amico. C'è una lettera D. Quindi lui deve essere Dennis, l'artista che ha dipinto il quadro. Finalmente è arrivato il giorno delle nozze. Gli ospiti di Ben e Jenny iniziano ad arrivare. Ma gli agenti di sicurezza dell'hotel hanno individuato tre persone sospette che potrebbero non essere state invitate. Osserva bene questi ragazzi. Sai capire quale dei tre non è stato invitato? Vedi i braccialetti con scritto Ben e Jenny che indossano il secondo e il terzo ragazzo? Loro sono stati invitati. Il primo ragazzo si sta imbucando. Scusa caro, niente bevande gratis per te. Dopo lo scambio dei voti è tempo di festeggiare. Mentre Ben e Jenny stanno ballando, qualcuno rovescia una bibita sul vestito di Jenny. Ma nessuno vede chi è stato. Jenny individua tre persone. Guardale bene. Sai dire chi le ha rovinato il vestito? Il ragazzo ha una camicia a macchie che somigliano a quella della bibita rovesciata, ma è solo la fantasia della camicia. Non è stato lui. La terza ragazza sembra pulita, ma il bordo del vestito della seconda è sporco. Deve essere stata lei. Quando la cerimonia finisce, Ben e Jenny fanno una foto per ricordare quel momento per sempre. Ma guarda bene la scena, c'è qualcosa di strano. Sai dire cosa? Riesci a vedere quella donna nascosta dietro agli alberi che li guarda? Indossa un cappello da strega, ma questo è un matrimonio, non una festa in maschera. Tutto d'un tratto, Jenny sparisce. La strega appare davanti a Ben e gli dice: «Puoi baciare la sposa, solo se capisci con chi sei veramente convolato a nozze!» Poi, davanti a Ben, compaiono due Jenny. Sai dire chi è la sua vera moglie? Ti ricordi la foto? La Jenny sulla sinistra è quella vera perché ha il tatuaggio sullo stesso braccio su cui ce l'aveva nella foto. E ora che la festa è finita, è il momento di scegliere una destinazione per la luna di miele. Ben e Jenny vanno in agenzia per scegliere il viaggio di nozze. L'agente gli propone tre destinazioni diverse: Ibiza, Cannes o i Caraibi. Quale dovranno scegliere? Hai notato le previsioni del tempo sugli schermi nell'ufficio? Sembra che a Ibiza ci sarà vento nei prossimi giorni e a Cannes pioverà. Quindi per loro è meglio andare ai Caraibi e godersi il sole. L'agente dice che può dargli dei biglietti in business class senza farglieli pagare come regalo di nozze. Ma devono risolvere un indovinello. Cos'è che può viaggiare per il mondo rimanendo fermo in un angolo? È un francobollo,
1. Dustin è vedovo e vive a casa sua da solo. Un giorno qualcuno suona alla porta. Dustin va a aprire e si ritrova davanti sua moglie. Com'è possibile? Qua bisogna stare attenti ai dettagli. Guarda, c'è una foto di Dustin e sua moglie sulla parete. Lei aveva una voglia sulla guancia che però non c'è sul volto della donna che è passata a trovarlo. Forse è la sorella gemella di sua moglie. 2. Dylan è in punizione e non vede la sua ragazza da una settimana. Una sera, la mamma di Dylan torna a casa dal lavoro e va da suo figlio in camera sua a chiedergli se quel giorno ha incontrato qualcuno. Lui risponde di essere stato da solo tutto il giorno a casa, a studiare. Ma lei non gli crede. Perché? Perché Dylan ha una macchia di rossetto sul collo. La sua ragazza deve avergli fatto visita. 3. Un'altra adolescente, Eslin, è in punizione dopo aver fallito una verifica di storia e non vede gli amici da 2 settimane. Una sera sua madre è uscita per il suo turno di notte al lavoro ed è rientrata solo il giorno dopo. Quando va a controllare sua figlia, capisce subito che qualcuno ha dormito lì con lei. Come l'ha capito? Fai attenzione alla stanza di Eslin. 2 piatti, 2 bicchieri, 2 forchette. Deve aver avuto compagnia e mangiato insieme a qualcun altro, solo che ha dimenticato di riordinare tutto. Brutte notizie in arrivo per lei. 4. La signora Virginia Dell è molto ricca e tiene in casa una splendida collezione di gioielli di lusso, nascosta da un vetro in camera sua. Una mattina però trova il vetro infranto e i gioielli rubati. La signora convoca la sua domestica, la quale dice di aver pulito la stanza verso le 5 del mattino e di aver visto i gioielli al loro posto. La migliore amica di Virginia, sua ospite quella settimana, dice di non aver nemmeno mai messo piede nella stanza dei gioielli. Anche la cugina di Virginia è sua ospite in quel periodo e racconta di essere entrata nella stanza dei gioielli quella mattina ma di non aver prestato attenzione ai preziosi e di sicuro non è stata lei a rubarli. Chi di loro ha mentito? La domestica sembra proprio che dopo aver infranto il vetro protettivo e rubato i gioielli abbia rimosso tutti i cocci dal pavimento perché non c'era traccia di vetri infranti per terra. 5. Molto bene, ora vediamo quali sono le tue capacità di osservazione. Ti mostrerò 2 persone e diversi oggetti. Mi dovrai dire a chi appartiene ciascun oggetto. Cominciamo da uno facile. Questo stetoscopio? Ma certo, sicuramente appartiene al medico lì a destra. 6. Altre 2 persone. Secondo te a chi appartiene il braccialetto? Sul braccialetto c'è inciso un nome, Sofia. La ragazza sulla sinistra ha un cartellino con lo stesso nome. Quindi il braccialetto è suo. 7. Ora tocca a questo rossetto. A quale tra queste 2 ragazze appartiene, secondo te? A questa sicuramente. Entrambe portano il rossetto, ma questa ragazza lo ha esattamente della stessa tonalità di colore. 8. Altre 2 ragazze, ma solo una porta gli orecchini. Quale? Deve essere questa. Come vedi ha le orecchie forate, l'altra no. 9. Il prossimo oggetto è un asciugacapelli. A chi appartiene? Deve essere di questa ragazza. Porta i capelli lunghi. A lui di certo non serve. 10. Ok, ora ti farò intenerire perché tocca a questo simpatico piccolo gattino. Secondo te a chi appartiene? Vedi i graffi sulla gamba di questa ragazza? Sicuramente il gatto è suo. 11. Ultima prova per te. Stavolta tocca ad una fotografia.
che ritrae un adolescente insieme ai suoi genitori. Secondo te a chi appartiene? La ragazza nella foto ha i capelli rossi e gli occhi verdi e solo una di queste donne ha gli occhi dello stesso colore, quindi la foto è sua. 12. Esme si è persa durante un'escursione nei boschi. Si imbatte nella casa di una strega pregandola di aiutarla a tornare a casa. 5 porte appaiono. Solo una ti condurrà a casa e hai una sola possibilità. La porta giusta è nera, ma non è vicina a quella più a sinistra o a quella più a destra. E non è nemmeno quella al centro. Quale porta è quella giusta? Ci sono solo 3 porte nere e quella giusta è una di loro. Se non è vicina a quella più a sinistra o quella più a destra, la quarta porta è da escludere. E sappiamo che non è quella centrale. Esme sceglierà la porta sulla sinistra. 13. In una fabbrica, un operaio e mezzo creano una sedia e mezza in un'ora e mezza. Quante sedie fabbricherà ciascun operaio in una giornata di lavoro, ovvero 6 ore? Se un lavoratore e mezzo creano una sedia e mezza in un'ora e mezza, significa che ciascun lavoratore avrà creato una sedia nello stesso intervallo di tempo. Quindi, se il totale della giornata è 6 ore, ogni operaio costruirà 4 sedie. 14. Era una giornata calma finché ha cominciato a piovere e la polizia ha ricevuto una telefonata. Mr. Jones ha detto di essere stato speronato da un'auto, poi corsa via. Arrivato sul posto, un agente di polizia trova una persona impegnata a cambiare una ruota della sua auto. Mr. Jones lo ha riconosciuto, ma l'altro ha cominciato a reclamare la sua innocenza, dicendo di essere stato lì da più di un'ora cercando di cambiare la sua ruota. Chi di loro ha mentito? Il tizio che sta cambiando la ruota. La pioggia è cominciata da poco e se fosse vero quel che ha detto, il terreno accanto alla sua auto sarebbe asciutto. Invece è bagnato, quindi si è fermato lì solo da pochi minuti, probabilmente dopo aver provocato l'incidente. 15. Una ciurma di pirati arriva in un'isola deserta dei Caraibi in piena notte. Il mattino dopo, il capitano scende a riva per controllare il forziere da lui nascosto con dentro tutti i suoi tesori. Ma quando arriva, i tesori sono spariti. Qualcuno del suo equipaggio deve essere giunto prima di lui per rubare tutto il malloppo. I sospetti sono 3. Bill, il primo ufficiale. Jill, il nostromo. Will, il cuoco. Tutti e 3 si dicono innocenti, ma il capitano sa che uno di loro mente. Chi? Ci sono delle orme sulla spiaggia che non appartengono al capitano. Una è l'impronta di un piede, l'altra sembra un buco fatto da un bastone. Quindi è stato Jill, il nostromo, l'unico con una gamba di legno. 16. Aguzziamo un po' lo sguardo, che ne dici? Riesci a trovare l'intruso? Esatto, eccolo qua. 17. Ed ecco un altro test per la tua vista. Attenzione, hai pochi secondi per scoprire l'impostore. Eccolo, giustissimo. 18. Adesso il gioco si fa duro, ma so che puoi farcela. Che ne dici stavolta? Ecco qua, l'avevi visto? 19. Ok, l'ultimo è anche il più difficile. Riesci a scoprire l'intruso anche stavolta? Eccolo, ottimo lavoro! Ciao, ho preparato per te un quiz sugli animali. Ti mostrerò delle immagini e tu dovrai dire di che animale si tratta. Ti sembra facile? Vediamo! Non dimenticarti di segnare il tuo punteggio e, alla fine del video, scrivi il risultato nei commenti qui sotto. Iniziamo con qualcosa di facile, poi diventeranno più difficili. Ecco il primo. Che cos'è, secondo te?
Naturalmente è un canguro. I canguri sono originari di Australia e Papua Nuova Guinea. Il prossimo è questo qui, rosa. Che cos'è? È un fenicottero. Sai che fa i nidi con il fango? Cos'è questo animale così carino? È un asino. Questo animale è molto intelligente e ha una bella memoria. Riesce a riconoscere i luoghi e altri asini anche dopo 25 anni. Io non riesco nemmeno a ricordarmi di una settimana fa. So che lo sai. Ma certo, è un lama. Anche i lama sono intelligenti. Conoscono molto bene i loro limiti e, se vengono caricati troppo, si fermano e si rifiutano di andare avanti. Magari ti sputano anche addosso, ma non ti morderebbero mai. Un lama mi ha sputato addosso una volta. Non lo auguro a nessuno. E questo che cos'è? Lo riconosci? Sì, è un koala. Sai che le sue impronte digitali sono uniche? E anche quelle del suo naso. Un altro animaletto carino. Che cos'è? È uno scoiattolo americano. Un singolo esemplare può raccogliere fino a 165 ghiande al giorno. Riconosci questo uccello? È un cigno, naturalmente. I cigni vivono fino a 20 anni e hanno un solo compagno per tutta la vita. Questo lo dovresti conoscere. Che cos'è? È un procione. Vive praticamente dappertutto, ma preferisce i posti vicino all'acqua. Come si chiama questo grande felino? È il leopardo. È molto individualista e ama passare del tempo da solo. Segna persino gli alberi per tenere lontani altri leopardi. E questo coso enorme? Sai che cos'è? È un alce. Sai che vive solo dove in inverno nevica sempre? Che animale è? Può riuscire a stare senza acqua per settimane. Un umano può resistere solo 3 giorni. Sai riconoscere questo piccolo? Aspetta, che cos'è? Un camaleonte. E no, non cambia colore in base all'ambiente circostante. Altri fattori influiscono, come la temperatura e anche l'umore. Di che colore diventa quando è triste? Riconosci questa creatura? È una puzzola. È immune al veleno di serpente e può anche mangiare dei rettili pericolosi. Non parleremo della sua puzza. Ops, l'ho appena fatto. Dimmi che animale è questo qui. È un tricheco. È una creatura socievole e vive in branchi. Maschi e femmine vivono separati. E questo così carino, cos'è? Lo sai? Un beluga. Questi simpaticoni mangiano tantissimo. 27 kg di cibo al giorno. So che questo lo conosci, quindi spara. È un panda. I panda passano almeno 16 ore al giorno mangiando. Anch'io, ma loro mangiano soprattutto bambù. E questo uccello? Sai come si chiama? È un tucano. È fra gli uccelli più rumorosi al mondo. Sa imitare l'abbaiare, il gracidare e il ringhiare. Il prossimo? Eccolo qui. Cos'è? È un calamaro, ovviamente. I calamari hanno 3 cuori, ma mangiano i calamari più piccoli. Piuttosto crudele per qualcuno con 3 cuori. Sai riconoscere questo animale? È
È un bisonte. Non ha una buona vista, ma è dotato di grande udito e olfatto. Come si chiama questo simpatico animaletto? È un panda rosso. Si ciba per il 97% di bambù e per il 3% di uova, fiori e piccoli mammiferi. Che animale è questo? È un tasso. Ha delle caratteristiche in comune con gli umani. È socievole e ama passare del tempo in famiglia. Questa è facile, quindi spara. È una zebra. Le sue strisce sono uniche, come le impronte digitali. Inoltre riesce a dormire in piedi. Come si chiama questo uccellino? È un kiwi. Anche se ha delle piccole ali, non sa volare. Ha anche dei baffi intorno al becco. Secondo te, che animale è questo? È un furetto. C'è chi lo tiene come animale domestico. Sai che animale è questo? È un ocelotto. In genere dorme durante il giorno e si riattiva al crepuscolo. È tra i cavalieri della foresta. In effetti, ocelotto fa rima con lancillotto. Per favore, fermatemi. Va bene, è carino. Ma che cos'è? È un vombato. Non farti ingannare dal corpo grassottello. I vombati riescono a raggiungere i 40 km orari. Ok, riconosci questa creaturina? È un bradipo. È cieco e terribilmente lento. Ma un bradipo è 3 volte più forte di un umano. Il prossimo. Cosa dici? È un emu. Sai che ha 2 serie di palpebre? Una per lubrificare gli occhi e l'altra per trattenere la polvere. Riconosci questo uccello? È un'aquila di mare testa bianca. Vive in Nord America e le femmine sono più grandi dei maschi. E quest'altro uccello qui? È un pavone. I bellissimi pavoni dal piumaggio colorato sono tutti maschi. Sfruttano la loro bellezza per attrarre le femmine. Questo cos'è, secondo te? Questo qui è un coyote. Ha una vasta gamma di vocalizzazioni e può fare almeno 11 suoni diversi. Questo è facile. Cos'è? Sì, è proprio un pinguino. Vive in Australia, Nuova Zelanda, Cile, Argentina e Sudafrica. E questo? È una iena. Questi animali sono molto socievoli e vivono in branchi che possono arrivare fino a 80 esemplari. Sono organizzati in gerarchie e le femmine sono superiori ai maschi. Ogni branco è guidato da una femmina alfa. Sai che animale è questo? È un marghei. Non sappiamo quanti di questi animali ci siano sulla Terra in questo momento. E questo? Che cos'è? È un capibara. È il più grande roditore al mondo. Che animale è questo, secondo te? È una lince. Grazie alla forma delle zampe non affonda nella neve. Così riesce a cacciare meglio e a sciare meglio. Riconosci questo animale? Qualche idea? È un istrice.
È noto perché porta i cuccioli a fare bagni di sole. Ma cos'è questo animale così carino? Si chiama Pika. Appartiene alla famiglia dei conigli. Ha la coda, ma non si vede perché è nascosta sotto tutto quel pelo. Questa è difficile, ma magari riesce a indovinare. Questo è un cinghiale. Vive dappertutto, tranne che in Antartide. Riconosci questo animale? Il gioco si fa duro. È un tamarino leone dorato, una particolare specie di scimmia. Vive in gruppo e, quando succede qualcosa, è molto solidale. Ti concedo una pausa, questo è facile da indovinare. Che cos'è? Certo, è un ornitorinco. Sai che è molto velenoso. Ma non preoccuparti, non ci sono episodi noti di attacchi agli umani. E questo qui? È un suricato. È immune alla maggior parte dei veleni, per cui l'ornitorinco per lui non sarebbe una minaccia. Come si chiama questo piccolino? È la donnola. Caccia solo animali più grandi di lei. Ha una bella faccia tosta. Che cos'è? È una lontra. Il 90% delle lontre vive in Alaska. Si cibano di ricci di mare. Hai idea di che animale si tratti? È un pangolino. È un animale che si arrotola. Lo fa per proteggersi in caso di pericolo. Si copre la testa e si trasforma in una specie di palla, se qualcuno lo tocca o si sente in pericolo. Ma che cos'è questo piccolo così carino? È un quokka. È stato nominato l'animale più felice del mondo perché sorride sempre. È un lontano parente dei canguri. Qualche idea? Questo è un formichiere. Non si ciba solo di formiche, mangia anche frutta e uova. Secondo te, che animale è questo? È un tarsio. È uno dei primati più antichi sulla Terra. Popola il pianeta da almeno 55 milioni di anni. Attualmente è in via d'estinzione. Sai che pesce è questo? È un drago blu. Non lo sapevi? È molto piccolo. Può crescere al massimo fino a 3 centimetri. Ok, e questa creatura? Hai qualche idea? Si chiama vachita ed è il più raro mammifero marino. Queste focene sono state scoperte solo nel 1958. Secondo gli scienziati ne sono rimaste solo 10. E allora? Quanti animali hai indovinato? Scrivilo nei commenti. Da giorni gli abitanti di questo luogo sono terrorizzati da un grosso lupo mannaro, il quale ha una moglie. La donna è l'unica in grado di calmare il mostro e aiutarlo a riprendere la sua forma umana. Hai trovato 3 donne, ciascuna delle quali potrebbe essere la moglie del lupo mannaro. Quando chiedi loro di farsi avanti per calmare il mostro, nessuna sembra volerti aiutare. Dovrai fare tu una scelta. Hai notato questa strana lanugine sui vestiti di questa donna? Sono i peli del lupo. La moglie del mostro è lei. E infatti lo raggiunge, lo abbraccia e il lupo mannaro torna umano. Ora hai fame e ti fermi in pizzeria. Il proprietario ti dice che qualcuno ha rubato tutti gli incassi della settimana dalla cassaforte. Il ladro indossava i guanti e non ha lasciato impronte. Le videocamere di sicurezza erano spente. Tra l'altro in questa pizzeria sono già avvenuti furti simili. Ogni volta la compagnia assicurativa ha rimborsato al proprietario l'intera somma rubata. Probabilmente è una truffa architettata da lui per rubare soldi all'assicurazione.
Guarda il suo ufficio e scova le prove che lo incastrano. Guarda la presa d'aria, dietro la porta puoi notare i mucchi di banconote che lui stesso ha sottratto dalla cassaforte. Qualcuno ha spinto Stacy in acqua. Nel regno sottomarino la ragazza incontra Nettuno. Il dio è seduto sul trono e vicino a lui ci sono tre sirene. Nettuno chiede a Stacy di restituire a sua moglie la sua collana di perle. L'ha persa di recente e a Stacy era stata regalata dall'amico Luke, che l'aveva trovata per caso sulla riva. Secondo te, quale sirena è la moglie di Nettuno? La terza è l'unica che porta al dito una fede nuziale. Dopo che Stacy ha restituito la collana alla sua proprietaria, Nettuno schiocca le dita. Luke è condotto al suo cospetto. Nettuno gli dice: «Puoi tornare a casa ora, ma dovrai scegliere la porta giusta. Dietro la prima ci sono demoni, pronti a divorare chiunque osi oltrepassarne la soglia. Dietro la seconda porta il pavimento è coperto di lava bollente». E infine, dietro la terza porta, c'è un raggio laser capace di disintegrare qualsiasi cosa. Quale porta dovranno scegliere, Stacy e Luke? La terza. Potranno strisciare sotto al raggio laser senza correre rischi. Uscendo di fretta, hai dimenticato di chiudere la porta di casa. Qualcuno si è introdotto dentro e ha chiuso la porta dall'interno. Quando torni riesci a intravedere la sagoma di una persona in piedi nell'ombra e ti rendi conto di conoscere quella persona. Chi è? Si tratta della donna nella foto che in passato ti ha chiesto di aiutare suo fratello. Indossava un braccialetto rosso proprio come la persona che intravedi. «Sono venuta a ringraziarti di persona, ho trovato la porta aperta ma non eri in casa», dice. Un misterioso scienziato ti invita a cena a casa sua. Ti conduce nel suo scantinato e mette davanti a te tre strane portate sul tavolo. Una è uno strano fungo bianco con le branchie. Nella seconda c'è del ricino. La terza contiene cervelli di pesce. Quale sarà più sicura da assaggiare? I cervelli di pesce, l'unica portata non velenosa. Qualcuno si è introdotto in casa di Matt durante un giorno di pioggia, svaligiandola. L'uomo ha chiamato la polizia, che comincia a interrogare i vicini. Nicole dice di vivere da sola e di lavorare da casa. «Sono stata a casa tutto il giorno», dice agli agenti. Jerry invece racconta di lavorare come chef in un ristorante. «Sono tornato a casa dal lavoro mezz'ora fa», dice. Sofia racconta agli agenti di non essere uscita di casa perché è malata. Chi è il ladro? Nicole ha detto di essere rimasta a casa tutto il giorno, ma lì nell'angolo c'è un ombrello bagnato. Kim e Ashley sono migliori amiche e hanno deciso di fare una vacanza in Italia. Hanno trovato un volo vantaggioso e a basso prezzo che parte alle 10 di mattina. Sfortunatamente però quella mattina le ragazze si recano nell'aeroporto sbagliato. Hanno due possibilità: prendere il treno ad alta velocità per raggiungere l'aeroporto giusto pagando 100 euro oppure comprare i biglietti per un altro volo a 400 euro. Cosa sceglieranno? La seconda opzione. Guarda l'orologio, sono già le 9.55. Il gate ormai sarà chiuso e anche con il treno ad alta velocità le ragazze non farebbero in tempo per il loro aereo. Kim e Ashley hanno comprato dei nuovi biglietti aerei e aspettano il volo al bar dell'aeroporto, ma qualcosa disturba Kim al punto da suggerire all'amica di andare via da lì il più presto possibile. Cosa ha visto? Questa donna è uno zombie. Wow, come ha passato i controlli di sicurezza? Quando arriva finalmente il momento di salire in aereo, viene fuori che i posti in economy sono finiti. Kim e Ashley possono sedersi in prima classe. Insieme alle ragazze ci sono altre tre persone. Quando la hostess serve loro una spremuta, sussurra a Kim e Ashley che sono molto fortunate, perché vicino a loro c'è un famoso miliardario italiano. Secondo te, chi di questi passeggeri è il miliardario? Questa signora è elegante, forse? Non credo proprio. Se fosse miliardaria non indosserebbe capi 100% poliestere. Quest'uomo incompleto da grande occasione, allora? Però guarda le sue scarpe, sono vecchie e consumate. Questo simpatico gentiluomo è dunque il vero miliardario. Non dà molto nell'occhio, ma quell'orologio d'oro pare costoso. Qualcuno ha rapinato una banca e la polizia sospetta che una delle tre guardie giurate abbia aiutato i criminali.
A interrogarli arriva il detective Justin. La prima guardia dice di aver sentito dei rumori e delle urla e di essere corso sul posto. Appena arrivato, però, i criminali erano già fuggiti. La seconda guardia, invece, dice al detective che in quel momento si era allontanato a bere un caffè e di non aver sentito nulla. La terza guardia racconta che ha inseguito i ladri ma si è fermato per allacciarsi la scarpa. Si è fermato vicino all'uscita d'emergenza. In quel momento la porta si è aperta colpendolo in testa. Una volta ripresi i sensi, i criminali erano scappati. Justin capisce quale delle tre guardie è complice dei ladri. E tu? La terza. Avrebbe dovuto sapere che le uscite di sicurezza si aprono verso l'esterno. Mary è una sirena, vive in fondo al mare con sua madre, Marina. Mary ha 19 anni e Marina ha due volte i suoi anni. Quanti anni avrà Mary quando Marina avrà 99 anni? Ottanta, perché Mary ha 19 anni in meno di Marina. Mary sta bighellonando nel suo posto preferito nell'oceano. Entrambi i seguenti fatti sono veri. Se tutti i pesci occupano le conchiglie, un pesce per ogni conchiglia, un pesce rimarrà senza conchiglia. E se i pesci decidono di condividere una conchiglia in due, una conchiglia rimarrà senza pesce. Riesci a capire quante conchiglie e quanti pesci ci sono? Ci sono 4 pesci e 3 conchiglie. Mary si reca da una strega del mare e le chiede di trasformarla in umana. La strega dice: «Ok, ma prima devo controllare se meriti il mio regalo. Risolvi questo indovinello. Quando ne hai 10, ne hai 10. Quando ne hai 3, ne hai 3. Quando ne hai una, non ne hai nessuna. Che cos'è? Puoi aiutare Mary?» La risposta corretta è scelta. Mary ottiene le sue gambe per uscire con l'umano che le piace, Carl. Cenano in un ristorante sulla spiaggia, ma chi deve pagare per il monopattino, secondo te? Mary, solo le sue impronte portano al monopattino, perciò lei è arrivata con il monopattino e Carl è arrivato a piedi dall'altra direzione. Carl e Mary continuano a camminare sulla spiaggia e vedono questi 4 ragazzi. All'improvviso, Carl dà di matto e scappa. Perché? Questo ragazzo è un fantasma. Non ha l'ombra. Carl invita Mary a una festa di compleanno. La presenta ai suoi migliori amici. Bob, Ada, Otto e Anna. Riesci a indovinare che cosa hanno di speciale? Hanno tutti nomi palindromi. Il giorno dopo, Mary va a fare un colloquio. Arriva alla palazzina e c'è una porta di metallo. È chiusa, ma c'è un biglietto vicino alla serratura a combinazione. Ha solo 4 parole. Stella marina, perla, fuoco e tartaruga. Riesci ad aiutare Mary a decifrare il codice? Tutte le cose in questo elenco si trovano sott'acqua, tranne il fuoco. Quindi la password è fuoco. Al colloquio, il manager delle risorse umane mostra a Mary 4 bicchieri identici con acqua e diversi oggetti dentro. Le chiede di trovare il bicchiere che contiene più acqua. Puoi aiutarla? Sembra che il livello dell'acqua sia lo stesso in tutti i bicchieri, ma cosa succede se togliamo gli oggetti? Il bicchiere che contiene l'oggetto più piccolo avrà più acqua, quindi Mary deve scegliere il secondo bicchiere. Mary ottiene un lavoro come cameriera in un ristorante. Il suo primo giorno, un cliente scappa senza pagare il conto. Il manager dice: «Non preoccuparti, lo conosco. Ha 4 sorelle e si nasconde probabilmente da una di loro. Il capo non è un poliziotto, quindi non puoi rompere a casa loro». Ecco perché va a guardare tra gli ultimi post di Instagram delle sorelle. Riesci a capire chi sta nascondendo il ladro?
entrambi i selfie rivelano frammenti di mani di uomo, ma solo quest'uomo indossa lo stesso anello del ladro. Preso! Il giorno dopo, un gruppo di 6 amici festeggia un compleanno al ristorante. Tutti, eccetto Kyle e Kitty, ordinano del punch alla ciliegia. Lo bevono e 5 minuti dopo stanno male. Mary chiama i medici che dicono che qualcuno ha avvelenato il punch. Lei sospetta di Kyle e Kitty, quindi fa loro una domanda. Perché avete ordinato drink diversi? Kitty risponde: ho ordinato il tè perché sono allergica alle fragole. Anche pezzi piccolissimi mi provocano un'eruzione cutanea. E Kyle risponde: non ne sono orgoglioso, ma sono davvero al verde. Ho preso il caffè solo perché costa meno. Chi sta mentendo? Kitty dice di essere allergica alle fragole, ma gli altri hanno bevuto punch alla ciliegia. Carl invita Mary per un weekend romantico in campagna. Stanno in un bel hotel e poi vanno a fare una passeggiata. Quando tornano, vedono che qualcuno è entrato nella loro stanza e ha rovistato tra le loro cose. Interrogano 3 sospetti. Il vicino dice: scusate, avevo lezione di skydiving, sono tornato da poco. L'addetta alle pulizie dice: ho passato tutta la giornata a pulire le stanze al quarto piano. Non ho avuto tempo di pulire la vostra. E il ragazzo all'accoglienza dice: sono stato tutto il giorno con un gruppo di turisti svedesi, c'erano dei problemi con le prenotazioni. Chi mente? L'addetta alle pulizie. Questo hotel ha solo 3 piani. Carl e Mary vanno a fare un giro in barca quando si scatena una grande tempesta. Finiscono su un'isola deserta. Dopo un po' gli viene fame e vanno in cerca di qualcosa da mangiare. Hanno 4 opzioni: un campo di pannocchie, patate dolci selvatiche, arance o delle bacche prese da questo cespuglio. Puoi aiutarli a fare la scelta migliore? Lo spaventapasseri nel campo si muove e non ha l'aria amichevole. Sul cespuglio di bacche ci sono delle spine appuntite. E nell'albero si nascondono dei ragni spaventosi. È meglio optare per le patate dolci. Mary e Carl continuano a camminare e trovano un hotel. Osserva attentamente l'immagine e scegli quella identica a quella a destra. Ben fatto! L'immagine 4 è identica, ma è ruotata di 180 gradi. Un detective ha ricevuto una telefonata dalla villa di un famoso miliardario, il signor Green. È scomparso dopo essere uscito di casa per giocare a golf con il suo allenatore. Il detective ha interrogato tutti i testimoni. La cameriera ha detto che il signor Green aveva fatto colazione e se n'era andato alle 10 del mattino. La ragazza del signor Green ha detto che lei era andata a un servizio fotografico la mattina presto, prima che lui si svegliasse. L'allenatore di golf ha detto che aveva passato tutto il giorno a casa. Il detective si è accorto che un testimone stava mentendo. Chi? L'allenatore ha mentito. Doveva stare sul campo di golf con il signor Green. Anna ha fatto visita alla nonna in campagna. La nonna ha deciso di cucinare una cena speciale e ha mandato Anna nella foresta a raccogliere dei funghi. La nonna ha dato ad Anna una foto dei funghi che doveva raccogliere. Era molto importante perché la foresta era piena di funghi velenosi. Aiuta Anna a scegliere quelli giusti. Ben fatto, i funghi numero 3 sono commestibili. George e Henry hanno incontrato una splendida cantante, Tara. Entrambi si sono innamorati subito di lei e l'hanno invitata su uno yacht. Quando tutti e 3 sono arrivati al molo, entrambi i ragazzi hanno sostenuto di essere milionari e proprietari dello yacht. Aiuta Tara a scoprire chi è il bugiardo. Guarda bene lo yacht. C'è una giacca che si abbina perfettamente ai pantaloni di Henry. E l'orologio di George è rotto, infatti indica le 8 del mattino, sebbene sia sera. È improbabile che un milionario indossi un orologio rotto. Mike e Wendy aspettano la nascita del loro figlio per la settimana successiva. Mike stava dipingendo i muri quando è accidentalmente caduto ed è svenuto. Si è risvegliato in ospedale senza ricordare nulla.
Tre donne erano in piedi accanto al suo letto. Ciascuna sosteneva di essere sua moglie. Aiuta Mike a capire chi è la moglie. Il pancione della prima donna è troppo piccolo per una donna che deve partorire tra una settimana. La seconda donna indossa i tacchi alti e le sue scarpe sono allacciate. I sandali della terza donna sono slacciati. Non è riuscita ad allacciarli da sola a causa del pancione. Guarda attentamente l'immagine. Trova il gatto diverso. Esatto, la zampa del secondo gattino è diversa da tutte le altre. Tina aveva 5 sorelle. Una volta si è svegliata nel cuore della notte perché ha sentito qualcuno sbattere la finestra. E il rumore proveniva dalla camera delle sorelle. Tina era convinta che una di loro fosse uscita di nascosto ed è andata a controllare. Ha esaminato tutti e 5 i letti. Sembravano tutte addormentate. Aiuta Tina a capire quale sorella era uscita di nascosto ed è appena tornata. È la sorella nel terzo letto. Dai un'occhiata più da vicino, si è infilata sotto le coperte con le scarpe da ginnastica sporche. Diana, il suo fidanzato Tim e la sorella Sara e il loro cane sono andati a trovare la madre dello sposo, la signora Wilson. La mattina dopo Diana ha scoperto che il suo cane era sparito. Diana ha interrogato tutti i membri della famiglia. Tim era in giro con i suoi ex compagni di classe. Sara le ha mostrato un gattino. Ha passato tutto il tempo a cercare un nuovo cucciolo. E la signora Wilson ha detto che è sempre stata lontana dal cane perché è allergica. Chi mente? La signora Wilson ha mentito sull'allergia. Non avrebbe mai potuto stare vicino al gattino. Betty ha 3 figlie. Una mattina la sua vicina Lauren ha detto di aver visto una delle figlie di Betty in un locale la sera prima, ma non era sicura di quale fosse. Betty non voleva che le figlie frequentassero dei locali, quindi le ha interrogate. Sam aveva passato tutta la notte in biblioteca. Gemma era uscita con il suo ragazzo Alex, ma è tornata a casa prima di mezzanotte. Kelly ha detto di aver guardato un programma in TV e di non essere uscita. Chi sta mentendo? Sam sta mentendo. Guarda la sua faccia e i suoi vestiti, è ricoperta di glitter. Chi usa il glitter in biblioteca? Mentre un elefante dormiva, ha fatto un sogno molto strano. Quando si è risvegliato la mattina dopo, ha scoperto di non avere più un'ombra. L'ha cercata tutto il giorno e alla fine ha incontrato un mago. Il mago ha confessato di aver rubato l'ombra dell'elefante, ma era disposto a restituirgliela se l'elefante l'avesse riconosciuta. Aiuta l'elefante a fare la scelta giusta. Sì, la seconda ombra è quella giusta. Kelly ha ricevuto un messaggio anonimo che diceva che un suo insegnante era un vampiro. Guarda la foto. Puoi aiutare Kelly a identificarlo? Eccolo, c'è un occhio nella sua zuppa. C'era una volta una foresta magica dove vivevano 32 sirene, 43 elfi, 26 unicorni e 57 fate. La foresta è stata maledetta. Le sirene hanno cominciato a vivere sulla terraferma, forzando gli elfi a spostarsi. Gli elfi si sono dovuti spostare nel territorio degli unicorni. Gli unicorni hanno cominciato a perdere i loro poteri magici e ad avere bisogno di polvere fatata per sostenersi. Così le fate hanno dovuto fare gli straordinari e sono esauste. Ma puoi usare 4 incantesimi per sistemare le cose. Uno farà sparire gli elfi. Il secondo farà spostare le sirene nel territorio degli unicorni invece che degli elfi. Il terzo farà guarire le specie con numero pari di creature. Il quarto trasformerà gli unicorni in fate. Quale dovrai usare? Dovrai usare il terzo. Le sirene e gli unicorni sono le specie da guarire ed entrambe hanno un numero pari di creature. Mrs. Collins ha 5 figlie. Hannah, Elle, Eve, Anna e Ava.
Cosa c'è di speciale nei loro nomi? Sono tutti nomi palindromi, il che significa che possono essere letti da sinistra a destra e da destra a sinistra. Adam sta viaggiando per il mondo e si ritrova in un piccolo regno. Non ha una mappa né internet, sta girovagando. Inoltre non può leggere i cartelli perché non conosce la lingua. Entra in un bellissimo castello e incontra due ragazze. Scopre che è il castello della famiglia reale e che nessuno è autorizzato a entrarci. Le ragazze accettano di non denunciarlo, ma solo se riesce a indovinare quale delle due è la principessa. Riesci ad aiutarlo? Guarda la parete, c'è un ritratto della regina con sua figlia che sembra proprio la ragazza sulla destra. Scommetto che è lei la principessa. Genidi è una viaggiatrice nel tempo ed è arrivata nell'antica Grecia. È così ipnotizzata da tutto che si è dimenticata di stare attenta a mimetizzarsi. Così viene catturata e portata dall'imperatore. Lui capisce che Genidi non è di quella terra, quindi inizia a interrogarla ma non crede neanche a una parola. È una brava persona però, così dà a Genidi una possibilità di scappare. Ci sono tre giovani donne davanti a lei. Se indovina qual è sua figlia, lui la libererà. Puoi aiutare Genidi? Guarda, questa ragazza ha la stessa collana dell'imperatore. Deve essere lei la figlia. Abbiamo inventato la macchina del tempo e adesso dei criminali stanno alterando il normale flusso temporale. La polizia del tempo cerca di catturare gli impostori e ha bisogno di aiuto. Guarda questa immagine. Vedi qualche viaggiatore nel tempo? È questo tipo. Guarda il taglio di capelli moderno e gli occhiali. A quell'epoca certe cose non esistevano. Ci spostiamo nel selvaggio West. Riesci a vedere il viaggiatore nel tempo qui? Deve essere questa persona. Indossa scarpe da ginnastica moderne. La prossima fermata è l'antico Egitto. Guarda attentamente e trova la persona che non appartiene a quest'epoca. Che cosa indossa questa ragazza? Un top e dei pantaloncini? No, non è di qui. Ok, ne dobbiamo catturare altri. Ad esempio, qui vedi qualcuno di sospetto? Non credo che le persone avessero i cellulari all'epoca. È l'impostore. Un'altra immagine dall'età della pietra. Chi non appartiene a quest'epoca? Questa ragazza sembra una dell'età della pietra, ma sta leggendo un libro. Non esistevano all'epoca. Hello. Ben fatto, resta soltanto un viaggiatore da catturare e siamo nel Medioevo. Guarda bene, poi dimmi chi pensi che sia. Questo tipo ha gli auricolari. Sì, è lui. Oh my God. Mr. Thompson era a casa sua che leggeva il giornale quando ha sentito dei rumori da fuori. È uscito e ha visto che qualcuno si era schiantato nella sua auto. Ha chiesto ai vicini che cosa stessero facendo. Scarlett ha detto di essere stata a casa a giocare ai videogiochi. Charles ha detto di essere appena rientrato da una passeggiata col cane. Tessa ha detto che stava facendo giardinaggio. Chi ha mentito? Tessa non ha nessun attrezzo da giardinaggio con sé e non è vestita propriamente da giardiniera. Serena ha organizzato una festa a casa sua e ha invitato tutti i suoi compagni di classe. Nel bel mezzo della festa, la corrente è andata via per un paio di minuti. Quando è tornata, Serena ha notato che il carissimo vaso dei suoi genitori, ricoperto di diamanti, era stato rubato. Sospetta di tre persone. Tatum dice: «Ero in bagno». Quinn dice: «Non ho rubato niente, non sapevo neanche che il vaso fosse così caro». Dean dice: «Quando la corrente è andata via sono caduto in piscina e ci ho messo un po' a uscire». Chi ha mentito?
Dean, se fosse caduto in piscina sarebbe tutto bagnato, ma i suoi vestiti sono completamente asciutti. In una cittadina, qualcuno ha rubato delle alette di pollo da un negozio. I principali sospettati sono 3 clienti. Mr. Cook è stato interrogato al lavoro. Ero di corsa e ho preso qualcosa da mangiare, non ho rubato niente. Mrs. Bailey era a casa e stava facendo colazione. Ho preso della verdura fresca, la mia famiglia è vegana. Dale, uno studente universitario, stava studiando nel parco. Ho solo comprato un panino e sono uscito, non so niente del furto. Chi ha mentito? Mrs. Bailey ha detto che la sua famiglia è vegana, ma ci sono formaggio e latte sul tavolo. I vegani non mangiano queste cose. In un universo parallelo, si è autorizzati solo a divertirsi e a mangiare caramelle. Nessuno studia né fa qualcosa di utile. Mrs. Rellim è tornata a casa dopo lo shopping con le amiche e ha chiesto alle figlie cosa avessero fatto. Ho mangiato popcorn e guardato una serie, ha detto Hannah. Ho giocato a calcio con le amiche, ha detto Elle. Ero in spiaggia con degli amici, ha detto Ava. Chi ha mentito? Hannah, guarda, non ha nemmeno cominciato i popcorn e c'è anche un libro sotto il letto. La squadra di calcio di Elle ha giocato 6 partite in questa stagione. Ne ha vinte 2, pareggiate 2 e perse 2. In totale hanno subito 2 gol e ne hanno segnati 3. Quali sono i risultati delle 6 partite? Ogni volta che hanno perso, devono aver subito almeno un gol. Hanno perso 2 partite e subito 2 gol, quindi hanno subito un gol a partita. Il punteggio delle 2 partite deve essere stato 0-1. Questi erano i gol subiti, quindi il punteggio delle 2 partite pareggiate deve essere stato 0-0. Rimangono 3 gol e 2 partite vinte. In una delle partite devono aver vinto con un punteggio di 1-0 e nell'altra con un punteggio di 2-0. Ava è stata fuori con un'amica tutta la settimana, quindi la sua camera è in completo disordine. È venerdì e sta organizzando un picnic con la sua migliore amica. Ha bisogno di una borsa, degli occhiali da sole e del cellulare. Puoi aiutarla a trovarli? Eccoli! Ottimo lavoro! È sabato e Ava non ha ancora avuto tempo di riordinare. Adesso sta andando a casa di una compagna di classe per una festa in piscina. Ha bisogno del costume da bagno, della sua collana e delle scarpe con i tacchi. Riesci a trovarli? Sì, eccoli,